Questa domanda è interessante innanzitutto perché la sua stessa formulazione pone il principio della necessità di un'uguaglianza piena, per una ragione innanzitutto. Allora, di nuovo le sollecitazioni dei territori sono tante e sono multiformi. Siamo già, anche se passasse la step adoption, siamo comunque in ritardo, incredibilmente in ritardo, perché mentre il mondo sta cercando di costruire, come dire, un'ipotesi di famiglia Cobaleno, nella realtà le famiglie Cobaleno finiscono per assomigliare a tutte le famiglie dell'universo. E quindi mentre ci chiediamo se non è ancora una proposta di governo, perché è stata annunciata e proclamata, non è stata ancora formalizzata, quindi, come dire, non dimentichiamoci di questa cosa, quindi aspettiamo con cautela prima di giubilare di qualsiasi forma di apertura. Stavamo dicendo perché? Perché mentre si sta decidendo per la stop adoption child, bisogna anche mettere in conto che le famiglie Cobaleno si stanno separando e bisogna anche smettere di aver paura di dirlo, così, molto semplicemente. Sono famiglie come tutte, la gente si mette insieme, i figli, poi può finire la relazione, può cambiare. Infatti mi è piaciuto tantissimo il riferimento che faceva la Sala Filippi, perché un pochino, cioè, non c'è quel principio stesso, no? E quindi, come dire, la libertà vera dell'individuo ce l'hai quando prendi in considerazione tutti questi temi. E poi la seconda cosa importante, che è già nella formulazione di questa domanda, è la consapevolezza che i temi del diritto e dei diritti civili vanno tutti insieme. Quindi io non penso che, come dire, il matrimonio same sex sia una prerogativa della collettività LGBT. Io penso che finalmente la gente ha capito che il tema LGBT è la frontiera del terzo millennio, quanto lo furono, come dire, i matrimoni tra coppie miste, quanto lo fu la conquista del divorzio e quanto lo fu alla fine anche la legge 194 e così via. Perché? Perché, come dire, il problema di dire se una coppia vuole adottare non deve essere in relazione al fatto se ha o non ha i soldi per andare all'estero, per quanto questo sia un vincolo estremo, perché l'estero è vero che la gestazione per altri è accessibile solo ad alcuni. Il tema è se nel nostro paese è accessibile questo diritto, e allora non esiste già il problema dell'accesso. Io posso adottare anche solo perché non voglio avere, cioè, dire, mi sta bene adottare un bambino, non sento la necessità di farlo. Io sinceramente non ho partorito mia figlia, avrei potuto serenamente adottarla, lo dico così schiettamente. Un'altra contraddizione che racconta di come il nostro paese si è diviso in età è il fatto che, ad esempio, appunto, si abbassa la percentuale, tantissimo si abbassa, se si va a chiedere alla gente comune che cosa pensa delle adozioni, se sia giusto che i gay abbiano dei figli, i gay e le lesbiche e i transessuali. Però nel contempo diversi tribunali concedono l'affido a delle coppie omosessuali. Allora io mi chiedo, ma com'è? Siamo ancora a quel discorso che piuttosto che stiano in istituto, allora li diamo anche ai gay? Perché è sbagliato allora il presupposto di partenza. Cioè è il principio che è sempre lo stesso, e lo stesso vale per la proposta di legge. È sempre pieno di congiunzioni avversative. Ma, sì, però, seppure, nonostante, ecco, come dire, la collettività LGBT sarà libera quando abbiamo iniziato a togliere, a cancellare uno ad uno tutte le congiunzioni avversative. Stavo riflettendo sul fatto che c'è adesso una sentenza di... Facciamo sempre riferimento alla giustizia, portate pazienza, ma... Mi ricordo, aiutami, c'è un articolo della Costituzione che dice che parla proprio della famiglia e che non definisce però il sesso dei genitori. È l'11. Ok, sì, ma perché c'è la Thank you.
No, non stavo facendo la foto, mi sono veramente perché ricordo una lezione che avevamo fatto adesso, tempo fa ormai con il professore di diritto costituzionale, iniziava proprio, però non c'è scritto nella Costituzione, non c'è scritto nella Costituzione. Quindi in realtà poi è vero, cioè se parli con le persone della strada se parli di adozione alle proprie delle comunità LGBT, ecco, c'è un po' di o no, adozione no. Però io sinceramente risposta mia è